Luciano, che stai facendo? Sto leggendo il nostro libro. Ancora il nostro libro? Sì, è la quarta volta che lo sto finendo. Sono al capitolo 9. Al capitolo 9? Cioè praticamente lo stai imparando a memoria? Sì. Però lo sai che questo non è il momento di leggere, ma è il momento di scrivere. Cosa devo scrivere? Ma come cosa devi scrivere? Scusa, che giorno è oggi? 20 luglio. Che c'entra luglio? Siamo a dicembre. Sta arrivando Natale. Hai fatto la letterina di Babbo Natale? La letterina, giusto. Me la sono dimenticata. Scusa, Babbo Natale, non volevo farlo. Ah, quello è Babbo Natale? Sì. Sembra tipo una pecora, guarda qua. Questa è pura lana Merinos. Lo lasci stare che poi non ci lasci i regali. Hai ragione. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con i miei cuginetti e faremo una cosa bellissima che ogni anno va fatta per tradizione, ma soprattutto perché anche noi vogliamo i regali. Babbo Natale, aiutaci! Quindi oggi ne faremo la nostra letterina a Babbo Natale e se anche voi l'avete fatta, ovviamente spolliciate come i vichinghi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, ma soprattutto fateci sapere cosa avete scritto! Perché io lo voglio sapere, sono curioso! Così magari posso chiedere qualcosa a Babbo Natale, qualcosa che già avete chiesto anche voi e di conseguenza mi date una mano. Non puoi chiedere le stesse cose degli altri. Ognuno ha le sue idee, non puoi copiare. Tu cosa hai chiesto a Babbo Natale? Non l'ho fatto ancora. E dimmi cosa vuoi chiedere, così lo chiediamo insieme. No, è un segreto. E quella lettera resterà chiusa fino al Polo Nord. Allora mi farò trovare lì. No, la porterò io personalmente a Babbo Natale. La darò alla sua renna personale, quella col naso blu. Ma guarda, ti è venuto a trovare Babbo Natale. Non l'ho ancora scritta. Devi aspettare un attimo, Babbo Natale, altrimenti come facciamo? Quindi adesso la scriviamo? Sì, faremo la lettera a Babbo Natale, sei contento? Sì! E quindi? Sì. Quanti regali vuoi chiedere a Babbo Natale? Almeno 23. 23? O 100. Ma che dici 23? Al massimo 2-3, non 23. Ma sono pochi! Ma ti devi accontentare, mica può portare tutti i regali a te. Cioè ci vuole un viaggio di renna dal Polo Nord soltanto per portare i tuoi regali. Me lo merito, sono stato bravo quest'anno. Guarda, proprio in questo avrei sicuramente da ridire qualcosa. Ho studiato. E sì che è importante, però non è che perché hai studiato ti può portare tutti i regali della scuola a te. Sì, certo che può. Glielo chiedo personalmente e sarò molto convincente. Mi porti 23 regali? Guarda, si è convinto, lo vedi che è felice adesso, si è convinto. Ti insegnerò io a essere convincente. Babbo Natale, ti farò un'offerta che non potrai rifiutare. Wow, bellissima interpretazione del padrino, eh. Fammi finire. Tu mi porti 23 regali e ti faccio trovare del biscotto in più. E nel latte, ci metto anche in Nesquicchi. Portaci i regali, 23, mi raccomando. Altrimenti ti faremo sparire le renne questa. Ovviamente si scherza, cari vichinghi, non possiamo mica fare sparire le renne a Babbo Natale. Altrimenti come porta i regali a tutti? Manu, porta i fogli subito! Facciamo le nostre letterine. Se siete curiosi, mi raccomando, rimanete sintonizzati perché faremo le nostre lettere. Ognuno scriverà la sua e scriverà la lista dei regali. Bene, ragazzi, eccoci qui. Manu prende posto, Ale pure. Allora, adesso faremo la nostra letterina a Babbo Natale. Ovviamente, anch'io poi farò la mia. E stai scrivendo, Ale? Già sei pronto? No, sto facendo un disegno. Ah, stai disegnando per Babbo Natale? Bene, bene. Allora, Manu, sei pronto? Inizia a scrivere, dai, su. Caro Babbo Natale, come si inizia una lettera? Ma devo iniziare da qua o da qua? Non cambia, fai tu. No, voglio essere ordinato per Babbo Natale. Altrimenti non mi porto i regali. Ma non è vero, dai, scrivi, dai. Ah, alla fine al centro, praticamente, sì. Te. Ragazzi, questo è il mio albero. Questo è il tuo albero. Allora, facciamo così, buttalo. No. Sì, fidati di me, butta, prendi un altro foglio perché altrimenti Babbo Natale non ti porta niente. Se disegni un albero del genere, partiamo col piede sbagliato. E se facessi un aeroplanino, così scrivo, io lo tiro e arrivo al Polo. Al Polo Nord, l'aeroplanino. Sono stato breve e sintetico. E allora, dai, leggici la lettera, vediamo cosa hai scritto. Caro Babbo Natale, posso prendere il tuo posto il prossimo anno? Grazie. No, ma non ci posso credere. Hai scritto veramente questa cosa? Cioè, vuoi prendere il posto di Babbo Natale, tu? Sì, è bellissimo! È un posto fisso! Ti pare poco essere un impiegato del Polo Nord? Tredicesima, quattordicesima, quindicesima... Ma di cosa stai parlando? Un bambino che vuole fare Babbo Natale, ma stai scherzando? Eppure non sarebbe una cattiva idea. Lavori solo un mese l'anno, anzi, un giorno, e tutte le ferie pagate. Pure le ferie pagate c'hai, cioè ti rendi conto? Allora te li sei fatti bene i calcoli. Cioè, secondo te accetta? Ma può essere mai che quello accetta di darti il posto, Babbo Natale? Ma io gliela voglio mandare lo stesso. Ma fai una lettera come si scrivi qua, qua. Scrivi l'elenco dei regali, dai. Ma poi gira bene.
E lo cancelli. Andiamo avanti, dai. Tu che stai facendo? Sto perfezionando il mio albero. Questo sembra un po' più carino, ma non ho capito che cos'è questo. Che cos'è, un occhio? No, è... sembra un occhio. È il rifugio per gli scoiattoli. Il rifugio degli scoiattoli, sto coso qui. Sì. Cioè, se uno scoiattolo vede una cosa del genere, scappa. No, c'entra. Ma non è vero. Sì. Guarda che in un'altra vita io ero uno scoiattolo, eh. Io ho già preparato una bozza del mio documento da mandare ufficialmente a Babbo Natale e ho scritto alcune cose importanti, come per esempio la pace nel mondo. Mi piacerebbe avere la pace nel mondo, che è una cosa importante, ma soprattutto le mutande sempre pulite. Fondamentale avere le mutande sempre pulite. Popcorn illimitati al cinema. Questo dovrebbe essere patrimonio dell'umanità. Che cosa posso aggiungere, Ale? Mi serve un'idea. Aspetta, perché ho tanti desideri, però in questo momento... Cappelli di tutti i colori illimitati. Sì. Perfetto. Ci sono. Ho scritto un'altra cosa. Vorrei avere il potere pistacchioso. Cos'è il potere pistacchioso? Il potere di toccare le cose e farle diventare pistacchio. Come Remida. Cioè, tu tocchi questa penna, diventa pistacchio. Tocchi Manu, diventa pistacchio. Tocco il mio cappello, diventa pistacchio. Tutto il mondo pistacchio. Così posso mangiare all'infinito pistacchio. E se ti tocchi la barba? La barba pistacchio. Anzi, meglio, così direttamente, se c'è... se già è qui, direttamente faccio così e me la mangio. E per ultimo, ma non meno importante, vorrei che tutti i vichinghi avessero il nostro libro. Eccolo qui. Quindi, cari vichinghi, cosa state aspettando? Chiedetelo a Babbo Natale, il nostro meraviglioso libro. Può essere che magari ve lo porta lui, oppure, se proprio volete, lo potete ordinare dal link che c'è qui sotto in descrizione, vi arriverà direttamente a casa su Amazon. Marketing. Marketing fatto bene. Caro Babbo Natale, vorrei avere tanti succhi alla pera. Almeno 10 casse, grazie. Ma veramente l'ha scritto? Tutti alla pera? Sì, ma non è finita qui. Vorrei che tutti i bambini del mondo avessero sempre un succo alla frutta. Ma che cosa bella che hai detto, vieni qua. Cucciolino, questa è una cosa bella, anche se c'ho le mani fredde. Cari vichinghi, io ho finito. Ho già chiesto tanto a Babbo Natale, speriamo che mi accontenti almeno sulle mutande sempre pulite, la pace nel mondo e i cappelli di tutti i colori. Poi se i popcorn li devo pagare al cinema, non importa, li pagherò. Tu hai finito, Manu? Sì, spero che accontenti pure a me. E allora, Babbo Natale, ovunque tu sia, mi raccomando, passa anche da qua perché abbiamo bisogno di te. Ora lo vado a mettere sotto l'albero. Sotto l'albero? Sì. Ma tu che gli fai trovare a Babbo Natale? 10 casse di biscotti. 10 casse di biscotti? E ti conviene? A sto punto ti compri i succhi di frutta. Se poi gli devi comprare 10 casse di biscotti. Non ci avevo pensato. Quindi ci sto rimettendo. E certo. Cancello tutto. Ma no, cancelli! Ormai l'hai detto, lo fai. No! Intanto questo è l'inizio. Caro Babbo porta regali. Sì. Ma come porta regali? Non si chiama così. Come si chiama? Babbo Natale. Ma porti i regali. Ma mica serve solo a questo Babbo Natale! A che serve? Babbo Natale è il simbolo del Natale in tutto il mondo! È un simbolo di pace, di gioia, di speranza! Come fai a chiamarlo portaregali, che quello si offende? Ma se porti i regali, lo chiamo Babbo portaregali. Andiamo ai regali, dai! Ho capito che le buone maniere non sono parte di te! Prima di tutto, per fare una buona lettera, mi devo concentrare, quindi... cappello. Wow, adesso sei diventato me! Ottimo! Dai, scrivi! Veloce! Prima l'indirizzo. Indirizzo. Via Polo Nord. Via, aggiungi via. Ho chiesto l'iPhone 17. L'iPhone 17? Perché esiste? Ma non è uscito ancora, c'è il 13. Quello che arriverà. Ma fra 4 anni. Lo porta adesso. E te lo porta in anteprima? Sì. Andiamo avanti, andiamo avanti. PlayStation 12. Non è uscita la PlayStation 12, c'è la 5 e ancora manco si trova. La porta, così la provo per tutto il mondo. E tu chi sei? Il nuovo collaudatore di PlayStation? Sì. Andiamo avanti, l'ultimo che cosa c'è? Vestiti nuovi ogni 3 ore. Vestiti nuovi ogni 3 ore? Così mi cambio sempre. Ma almeno ogni giorno, ma ogni 3 ore mi sembra un po' eccessivo. Devo cambiare il mio outfit da fashion blog. Ale, lo capisci che non possiamo chiedere queste cose stupide? Dobbiamo chiedere delle cose importanti a Babbo Natale. Non possiamo chiedere queste cose materiali. E voi, cari vichinghi, cosa ne pensate? Avete già chiesto qualcosa a Babbo Natale? Qualcosa di veramente importante? Come la pace nel mondo, per esempio. Oppure la salute, che è una cosa molto importante, perché la salute è tutto. Se una persona sta bene, non ha bisogno di nient'altro. E arrivati a questo momento, cari vichinghi, basta scherzare. È arrivato il momento di chiedere qualcosa di veramente importante al nostro Babbo Natale. Come per esempio far avere un sacco di giocattoli a tutti i bambini che non possono comprarli. Oppure acqua e cibo per tutti i bambini poveri. Eh sì, ragazzi, perché ancora al giorno d'oggi ci sono bambini che hanno la sfortuna di non avere l'acqua e il cibo. E quindi il nostro augurio per questo Natale è che tutti i bambini del mondo possano avere acqua e cibo, che possano stare bene
ma soprattutto che tutti siano felici, un po' come lo siamo noi, perché noi siamo felici, vero? È arrivato il momento di salutarci. Per questo Ale di oggi è tutto. No, devi dire Vito, altrimenti non puoi chiudere. Per questo Vito di oggi è tutto. Oggi no. Al prossimo Ale. Wow!